volta, signora, sto aspettando lo stipendio. Purtroppo il stipendio di noi dobbiamo prendere settembre e ci hanno detto, io le riferisco quello che ci hanno detto, che non ci pagano prima dei primi di novembre. Allora, signora, una cosa, se stiamo così, io non riesco ad aspettare novembre, quindi è inutile che noi andiamo avanti. Noi dovremo procedere. Allora io le dico, lei si è organizzata diversamente per pagare 100 euro e poi risentirci a gennaio. Ma no, più di questo, lei non stava pagando da agosto. No, più che dirle, guardi, è consapevole non paga a settembre. Noi andiamo a chiedere a settembre, gli andiamo a chiedere ad ottobre, poi dopo ci risentiamo tranquillamente a gennaio. Però Io se signora non ho non vuole capito pagare, pazienza. niente. Io. Non è, no, 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 è No, qui. signora, No, signora, è qui che allora, si no, noi al sbaglia. recupero, È prima qui di che si tutto. sbaglia, non è che non Allora, vogliamo. signora, noi al Mio recupero, marito sta scusiamo. aspettando la Allora, cassa integrazione da 3 mesi. Sai che io le vuol sto dicendo dire? un'altra cosa, ho capito, però gli hanno detto che prima di novembre non pagano. Allora, o mi fanno assegno il primo novembre, oppure io cedo la pratica, Un il assegno al servizio. primo novembre. Non ho capito, scusi. Un assegno da dato il primo di novembre di 100 euro. Che noi non ce l'abbiamo il blocchetto. Allora, signora, io le avevo detto l'altra volta di organizzarvi in maniera diversa il vostro Ma servizio. come? Allora, se siete consapevoli che voi a novembre prendete questi soldi, siete consapevoli di rimandare il pagamento. Siccome noi abbiamo dei tempi da rispettare sul Lo contratto so. che voi avete firmato scritto, allora le soluzioni sono due: o chiedete aiuto a una terza persona e a novembre le suggerite, oppure a noi ci date l'ok per fare la segnalazione e cedere la pratica nell'ufficio legale con un cliente non vuole pagare e procediamo da quel punto di vista. Però la scelta è la vostra. Quindi mi dica lei cosa Sì, dobbiamo però è fare. vero, però io le dico. Signora, ho capito che non è vero, ma è quello che sto No, dimostrando. io non sto dicendo niente. Non Lei, sto voi, dicendo sta dimostrando, siccome noi vi stiamo chiedendo pagamenti minimi, di non pagare in questo momento, quindi Ma non se non volerci ce fare. l'abbiamo il minimo, non ce Lei, l'abbiamo nel senso che mio marito, gliel'ho detto e glielo ripeto, sono 3 mesi, non so, mezza Italia sta aspettando la cassa integrazione, non siamo solo noi. Io non lo so se lei è al corrente di queste signora, una cose. cosa, mezza Italia paga. Dopo Non tutti credo, questi. No, guardi. signora, una cosa, quindi non crede. Allora, io le dico, su tutti i finanziamenti che noi diamo, e questi sono soldi, e se vuole mandare. Solamente il 3% sale al recupero. Sul 3% noi riusciamo a recuperare il 90%. Si vede che, Ok? Quindi, che ce quindi io le l'hanno lo dico, stipendio. non mi parli di mezza Italia perché mezza Italia paga i suoi debiti. E siete rimaste veramente poche le persone che non pagate. Ora dipende da voi se poi dovete trovare una soluzione a prescindere. Ma come una soluzione? Okay. Scusi, ma che Signora, devo chiedete fare? aiuto a qualcuno, parente, Ma perché io non penso che nessuno dove? vi può prestare Chi? 100 euro. Come fa a mangiare se lei non prende lo stipendio e suo marito non prende la cassa integrazione? Come fa a mangiare? Vuole la prossima chiamata, la prossima settimana, oppure io non la chiamo? Va In maniera bene, diversa. se arrivano i soldi, sì, No, senz'altro. signora, se è così io non la chiamo, io gli faccio in bocca al lupo adesso e non la chiamo più, perché non arrivano i soldi, se gli hanno detto che i soldi arrivano a novembre, ma perché mi deve sta prendere in Non giro? io non Mi sto cesso, prendendo in perché giro lei, allora, se lei un nessuno. minuto fa mi ha detto che i soldi arrivano a novembre, ma perché il terzo ci ha chiamato la prossima settimana se arrivano i soldi? Io a novembre glieli mando. Signora, a novembre non fa in tempo, non fa in tempo, io devo contabilizzare entro ottobre. Entro e non oltre ottobre, altrimenti non stavo qui a chiamarla. Va bene, va bene. Va Ma bene, quale ci cosa, signora? provo. Ok, arrivederla. Ci sentiamo la prossima settimana.